Bentornati sul mio canale e benvenuti in uno dei miei video. Quella che state vedendo è la preparazione della colazione di questo sabato mattina. Ho pensato di registrare la mia morning routine del sabato mattina, visto che c'era anche Diego a casa e non facciamo mai colazione insieme perché lui la mattina esce sempre tanto presto. Mi è venuta voglia di pancakes, quindi mi sono svegliata, l'ho lasciato a letto a riposare e io sono scesa giù a prepararli. Questi nello specifico sono con la farina d'avena. Se avete visto l'ultimo svuota la spesa saprete che l'ho scambiata per la farina di ceci, ho scambiato la confezione, quindi sto cercando dei modi per utilizzarla in cucina e devo dire che la cosa non mi dispiace affatto. Ho preparato questo impasto super veloce, poi l'ho lasciato riposare un pochino ed infine ho iniziato a cuocere i miei pancakes. Stare vicino alla padella non è stato facilissimo perché sta facendo veramente tanto caldo in questi giorni e nel mio cucinino non è facile cucinare con queste temperature. Comunque alla fine ho portato i miei pancakes a tavola insieme a due bei caffè, io li ho annegati nello sciroppo d'acero, Diego invece ci mostra la preparazione della sua colazione con la crema di arachidi e anche lui con un bel po' di sciroppo d'acero. Devo dire che mi sono piaciuti molto, morbidi, gustosi, buoni. Quindi niente, ci siamo semplicemente goduti la nostra colazione. Io devo dire che amo fare colazione da sola la mattina, non mi dispiace, però quando c'è lui ha tutto un altro sapore. Sì, qui adesso si abbassa la telecamera, eccola, eccola lì, perché ancora non vi aveva dato il buongiorno, ma niente, se ne va. Comunque, di sabato mattina generalmente non registro, occupo i primi istanti della giornata appunto per fare colazione, per mettere un po' in ordine, ma cerco sempre di lasciarmelo il più libero possibile. Stavolta ho registrato perché altrimenti come avrei fatto a farvi vedere la mia morning routine del sabato mattina se non avessi registrato? Sistemo come al solito i cuscini sul letto, il letto che ho appena rifatto. Lascio Luna qui in camera che cerca di prendere un filo d'aria dalla finestra del balcone. E inizio ad allenarmi. Questa per me è una coccola, non faccio chissà che cosa, generalmente faccio sempre mezz'oretta di corsa. Non vi farò vedere gli esercizi a corpo libero che faccio nello specifico perché non sono un personal trainer, è una responsabilità che non mi va di prendermi, però dopo la corsetta generalmente mi metto anche sul tappetino e faccio qualche esercizio come gli addominali. Ah, Diego nel frattempo sta giocando giù alla PlayStation, lui ha il suo modo di rilassarsi e io il mio. Pronta per la doccia, ma prima un po' di nascondino con Luna la terribile. Anche se poverina sta letteralmente patendo il caldo, trova comunque le energie per giocare un po' a nascondino con noi o comunque per tenderci un mini agguato. Dopo aver fatto una bella doccia mi sono cambiata, ho passato un po' la mia crema attuale preferita che ho comprato in farmacia, crema idratante che ha una fragranza davvero estiva e fresca, infatti si chiama Capri. Comunque ammettiamolo, ci vuole coraggio per asciugare i capelli col phon quando fa questo caldo. Mi sono data una sistemata anche con un leggero trucco e lì c'è la signorina che mi aspetta perché è l'ora della pappa. Quindi dopo aver pensato a lei passo a preparare il pranzo per me e per Diego.
Se avrete seguito i miei video, gli scorsi video, saprete che uno dei nostri piatti preferiti che ci mette sempre d'accordo è la pasta con l'acciuga, il peperoncino e un bel po' di aglio. Qui poi aggiungo generalmente il pan grattato e quindi sì, sto preparando proprio quel piatto. Ho aggiunto anche un mestolino d'acqua di cottura per non farla asciugare troppo, vi giuro, noi amiamo questa pasta. Dopo pranzo sicuramente riposeremo un po' insieme sul divano e poi usciremo a fare delle commissioni e a cena fuori, quindi devo dire che l'organizzazione di questo sabato non mi dispiace affatto. Come avete potuto vedere è stata una morning routine davvero tranquilla e semplice, poi sia io che Diego abbiamo cercato dei momenti da ritagliarci per poterci rilassare ognuno a modo proprio ed ora siamo pronti a ricongiungerci a tavola e poi per il resto della giornata. Quindi vi lascio con la visione di questo magnifico spaghetto semplicissimo. Spero di avervi fatto compagnia e che questa tipologia di video vi sia comunque piaciuta. Vi ringrazio come sempre per essere stati con me. Noi ci vediamo in un prossimo video e buon fine settimana.